Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. I have to congratulate with Milano for this win. They enter in a game better than us and they finish the game better than us. Between the bad approach and the final, I believe that we found the rhythm we expect to play tonight. But unfortunately, the energy at the end was not enough to stay tight. Milano shot the ball very well, and they found some crucial defensive plays who create the final score and final difference. I congratulate with Milano, I congratulate with Coach Fioretti for his first win as a head coach in Euroleague, and I wish the best to Coach Messina to stay healthy and be back as soon as possible. Thank you, Coach. Possiamo passare alla parte in italiano, se ci sono domande, prego. Buonasera coach, lei ha parlato di scarsa energia nel finale anche perché ha dovuto tirare il collo sostanzialmente a Schengelia. Sì, venivamo anche da una partita molto dura, quella di martedì contro il Bayern, che già ha visto l'emergenza assoluta. Martedì non avevamo nemmeno a referto Zizic, che stasera ha voluto essere qui ma senza avere le condizioni fisiche e l'energia sufficiente a stare in campo in una gara di questo tipo. Purtroppo ci sono due o tre giocatori che, numeri alla mano, basta guardare le statistiche, non era certo nei nostri piani pensare di arrivare a giocare con questa frequenza di gare e questa esposizione di minuti, però abbiamo un grande desiderio di invertire la rotta e anche martedì sera siamo andati a un soffio da vincere una partita e alla fine ti restano soltanto i rimpianti e ti rimane il peso e la fatica accumulata da gare così ravvicinate e minutaggi così importanti. Soprattutto poi si parla di giocatori che sai, a questi livelli devi confrontarti con i migliori talenti d'Europa, quindi è un tipo di pallacanestro che assorbe molta energia, non è realistico, ma avete visto la fatica che facciamo a giocare garantendo adeguati minuti di riposo e recupero a certi giocatori chiave in una situazione così emergenziale come quella che stiamo vivendo. Altre domande? Se non ci sono domande, grazie. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.